Se vuoi rendere uno strumento antico, antico che tiene insomma 3.000 anni, non so come anno di storia, è uno strumento a tre scannas, una zona da una sempre un suono fisso, esatto, due fonti, due scanna melodica. Si zulla da assa zighia, però poi fai tutte le articolazioni e tenesi la possibilità di, grazie al suo fatto che lui sa rifino, e su strumento praticamente tenesi la possibilità di vai staccato, legato, di vai tutte le articolazioni possibili e immaginabili, chi commenti si zona solitamente gli adesso è impossibile. È geniale come invenzione. Solo per la ricerca del bello, no? Boh, io sto cercando qualcosa che mi piace, poi quando l'ho ottenuta non mi piace più. Quando chiudo gli occhi e seguo la mia suonata, è come, nel senso, sparire da quello che mi circonda ed entrare solamente in questa vibrazione che mi piace un sacco. La musica da fazzo con su coro, no? Da fazzo scelti, uno tra ballo, una resa, è obbligato, da fazzo proprio de, mi da intendo. Preferisco suonarlo per i fatti miei in una mesa con altri suonatori, sino da Sebina, che suona a Icci. Riuscire a fare un passaggio di un suonatore antico, oppure un passaggio antico proprio, e riuscire a riprodurlo, per me è una cosa stupenda. Fiora in sol, punto d'organo in sol, fiuda in sol, fiuda in là, punto d'organo in là, chi ce l'ha? Punto d'organo in là... Io ce l'ho uno, mi sa, da qualche allora, parte. Allora prendilo. Mi ricordo, è la prima volta che avevo suonato in pubblico. Sono partito con il gruppo di Utta, potevo avere 14 anni, mi sembra, o 15 anni. È un festival, CIOF, e mi sembra che in pubblico c'era 5.000 persone, 5-6.000 persone. Ed era la prima volta proprio che mi esibivo con un pubblico così grande. Stavo a tremare. Quando sono stato a Machu Picchu, allora mi sono portato lo strumento appresso in tutti i 20 giorni e passa, quindi c'era sempre questo tubo che spuntava sotto e sopra dallo zaino, scomodissimo, però sempre pensando alla suonata che avrei potuto fare lì in quella montagna. Poi la gente che c'era giù nei terrazzamenti inca che ci sono sotto il tempio,
si è girata e ha tutti applaudendo. Ha detto, ma chi è, da dove è spuntato fuori questo qui? E poi soprattutto la cosa più bella è stato l'eco che si è creato in questo spazio, che era molto grande, quindi non mi immaginavo nemmeno un riverbero del genere. È come se le pietre alla fine rispondessero a questa suonata. L'esercizio c'è sempre, d'interdire è sempre, però vai per un risultato proprio de sua riga, de sua gente, poi che, come ti dirà a Cuddu, ho indaccato a te, grazie a indaccato a suicino, questi grazie a indaccato a finze su cane, e quindi tu è stato sempre, però vai proprio un po' di migliorare. Io, allora, con questo strumento mio, che adesso è il suo organetto, e questo devo rapportare sonata della Uneda, e sonata si scarra, devo sto rapportare in suo organetto. È una cosa abbastanza difficile, che devi ragionare in un modo, prima sul modo della Uneda devi ragionare, e poi devi ragionare in suo modo del suo organetto, quindi devi rapportare, devi fare una trasposizione. Il rinnovato interesse dipende dall'interesse che si è creato anche nel folk, nella necessità di avere molti suonatori che accompagnino i gruppi. Da un avvicinamento di nuovo alla tradizione, che prima era visto un po' forse snobbata, non era visto, nel senso adesso non si è più prevenuti come prima quando si parla di folk e di tradizione sarda. Spero che prima o poi diventino uno strumento che suoni in una suonata nuova, fatta per la Uneda, da capo, totalmente diversa dai contesti tradizionali. Non perché il contesto tradizionale sia una strada da abbandonare, ma perché è necessario staccarsi completamente da dei moduli folk, che tengono tarpate le ali a questo strumento. Una cosa che magari ho due o tre volte, nel senso la costruisco io,
mi costa poca fatica, e ricevo un oggetto che non so costruire, non troverei mai e pagherei un sacco di soldi. Quindi sì, molti strumenti li ho ottenuti proprio tramite scambi. Questi ragazzi sono, li chiamo figli della crisi, perché se avessero avuto un lavoro a 20 anni oppure avessero continuato a studiare, lavorando non avrebbero dedicato tutte quelle ore allo studio delle Leonidas. E sono stati a casa a suonare ore e ore e ore e sono diventati dei maestri, cioè si vedono le ore che hanno studiato. Si vede nel movimento delle dita, nella suonata, conoscono a perfezione le suonate tradizionali di tutti gli strumenti. Per uno che suona le Leonidas è fondamentale il lavoro che fa, perché se impasta cemento tutto il giorno lo sente, se invece guidi le mani non si sciupano, dai. Di Leonidas non vivi. E quindi ti devi cercare un lavoro che però, e secondo che lavoro fai, appunto ti rovini le mani. E qua a casa mi prendono in giro, ti rovini le mani, i calli. Ma voi non lo sapete cosa vuol dire stare tante ore a provare una ciaccatura, a provare alcuni passaggi, e ti esce, poi magari fai uno sforzo con la mano, che ne so, fai a tagliare legna e la senti la differenza poi. Tutte le ore che avevi speso per farti uscire quella ciaccatura te le sei bruciate con una sera magari motozappando. Le Leonidas non ti daranno mai quella sicurezza economica di farti una vita, una casa. Cioè non te la daranno mai in mutuo. Sono delle Leonidas, ma chi sei? Scelti con il Leonetta se cominci se muori, secondo me non si può vivere. Che uno si fa famiglia, ma manca di stare solo, non ci dà fai. Con il problema se che ci punti muovi, non fai. E dopo cosa studiai e tutto. Imparano un mestiere e poi manca il gusto bene da pustisi. Glielo si augura che lo trovino un lavoro, si sistemino, mettono su famiglia, però ne va delle Leonidas, ne va del loro studio per le Leonidas. Sì, sarebbe veramente da che ci fosse un'istituzione che istituisse proprio la figura del suonatore di Leonidas come mestiere, come scopo di vita, come fanno i ricercatori, cioè uno stipendio, un modo che ti permetta di vivere la tua vita da suonatore. Che non devi andare a guidare un pullman per suonare le Leonidas, perché quello sta togliendo cosa le Leonidas, sta togliendo maestro alla società. Una volta che questo è chiuso, allora può partire questa cosa. Va bene? Allora, inizia con questo esercizio. Piano piano, se ci vuoi. Ciao, sono il basso. Tienilo così. Giro verso di me. Questa è la posizione corretta. Ok, fai questo. No. Un po' di tempo fa ho fatto lezione a questo californiano e in Sacramento viveva questo qua. E gli ho fatto lezioni su Skype. Un magazzino che si era tradotto in inglese, non ci comprendeva un casino. Comunque sia, il fiato continuo sono riuscito ad insegnarglielo. Sono riuscito ad insegnargli anche le prime cose dello strumento. Poi, quando ha iniziato a vedere veramente che cosa era suonare le Leonidas, non si è più fatto sentire questo qua. È la gente della Bibbia.
Il mio nome è bocciato sino alla terza superiore, però cioè, non ero fatto per la scuola, cioè, ma tuttora mi piace uscire, non lo, io studiare, studio solo la UNEP, ma chiedetemi di studiare storia, geografia. Quarta superiore avevamo cominciato a lavorare, cioè, come manovale avevamo mollato gli studi proprio. E me ne sono pentito anche perché prima non lo capivo l'importanza della scuola, di un diploma, più che della scuola. Di un diploma, perché no? Cioè, mandi curriculum, però non ti considero. Infatti ho fatto l'anno scorso e quest'anno alle serali. Infatti quest'anno il diploma, speriamo. La festa di fine anno non la fate già? La festa di fine anno non la fate? Facciamo stare l'esame e festeggiamo. Che ci gratta? Festeggiamo. Ma dove siete? Andate bene tutto. Sì, sì. E tu cosa stai combinando? Nulla, sono Andy. Sto venendo su industriali, sa scuola a Scanua, in Pauche. Mi piace da inizio, poi appunto pensavo con questa musica vera e propria, quindi cercavo a si potrà ballo una riuso e a suonare, pagavo di un comitato, di sempre. E tanto su, appunto, vabbè, punto in questa musica, puntavo su questa musica e infatti ho abbandonato questa scuola. Se no puoi fare quello... Quale? Con quei... Tutto con questa, tandi da di da. Tutto con questa, boh. Con questa chiave torna. Chiudi su questa. Su quella. Prova, fai quella prima, entra in questa. Quella prima di questa è da in danno. Se scuola la responsabilità di indire in merda, se devo sto mangiare più di una pipia che ha fatto un disegno, una bicicletta che disegna benissimo, e Narada che ha avuto una scuola a legge, ha fatto una specie di vignetta con questa scuola a legge. Poi vi divariate una bericongia per fare i birri, ma probabilmente non è stessa, che questa scuola sia a legge e che a questa scuola e legge con lui, cioè non ha rispondito alle esigenze che tieni tu. Una scuola completa, una scuola diciamo che abbia un approccio olistico all'apprendimento almeno fino a tutta l'adolescenza, è una scuola che fa scoprire tutte le tue parti. Ecco, la scuola italiana è un po' monca, ti fa scoprire alcune parti e lascia in disuso, lascia ai margini delle altre parti, e la musica in particolare è stata lungamente lasciata ai margini, nonostante che vi fosse questo corpus molto forte. In poche parole, in sardo, di davanti scrammattai la scuola. Boh, ci devono essere attività che vogliono i ragazzi. Cioè, se un ragazzo le mette a fare 3 ore di italiano, o magari 2 ore di topografia, cioè sei 5 ore seduto tutta la settimana e non c'è magari un qualcosa che ti imbugli
Là oggi entro perché mi faccio tutta la giornata contento, magari mi fanno fare un'ora, non lo so, di, per esempio, di musica sarda. Per esempio, a me piace, magari un altro, non lo so, cosa gli piace, il pianoforte. Fategli fare il pianoforte, un altro magari dategli mezz'ora, un'ora per disegnare. Sono buone perché hai visto, hanno perso già le foto, ci sono tutti i tracetti che ti segnano che le matura più di un anno. Queste hanno più di due anni. E le matura, questa rimane buona, la fai stagionare lentamente, un po' all'ombra e poi un po' di sole. Un minimo di insegnamento a scuola bisognerebbe darglielo. Vuoi che imparare il fiato continuo? E dare il fiato continuo. Una processione? E va bene, una processione. Dico una cosa minima. Non dico che tutti debbano diventare grande maestros, però almeno ho capito, tutti sanno fare qualcosa. Perché mi dovete insegnare il flauto? E non mi fate fare la processione con le lamedas? Al di là delle scuole, comunque ci deve essere un qualcosa che, anche nel conservatorio, un filone dedicato alle tradizioni, comunque lo studio degli strumenti sardi tradizionali, in particolare le lamedas, perché sono affascinanti tutti gli altri strumenti sardi, però le lamedas hanno quel qualcosa di arcaico che non hanno gli altri. Le lamedas contenevano all'interno tutte le contaminazioni che ci sono state nel Mediterraneo. Sardegna è l'unica regione d'Italia dove il tasso già è più alto, dove c'è un rialzo della dispersione scolastica. Se mi si chiede basta questo, cioè basta che ci sia, diciamo, un'adesione alla cultura sarda per uscire fuori dalla dispersione scolastica di massa, che è un dato, come abbiamo visto, particolarmente critico della Sardegna, ecco, dico di no, anche perché la mia è una prospettiva, come si usa dire adesso, local, nel senso che ci vuole una forte identità locale, una consapevolezza del posto da cui si viene, delle sue molteplici ricchezze in termini culturali, anche apprenditive, e però poi bisogna guardare il mondo, bisogna non solo sapere l'italiano ma l'inglese, possibilmente l'arabo, possibilmente il cinese. A me è da praci a ampliare questa musica e mancare da ballare proprio con questa musica, una cosa che mi piace. Quindi un po' meglio adesso, una cosa, un traguardo bello. Devi di studiare musica e devi di studiare altre cose. Cioè, deve essere una persona curiosa, deve si può di confrontare con il suo mondo, potrà che voi, questa competenza, tu la poi si spendi. Confrontandoti impari con i satruso, cioè durante sono un festival internazionale, potrei che sei super bravo suonatore della UNEDAS, però fai sempre questa figura di suonatore della UNEDAS, cioè non puoi ragionare di avere un'altra cosa, ti indio canta il gusto e a s'accabbao, non puoi essere ici, devi essere che tu invece ti confronti a Savari con Calisio, la persona che si occupi di musica. E poi tu fai su tu, e dici che magari fai questa figura tua, tu che la fai, mi scrivono a tutti.
ancora delle sardine non mi accattai. Commenti in Arisu non può disprezzare, non mi ha gatto un castello, figurati che mi ha gattato in fora in fora di questa Sardegna. E cioè, ne manco, non ci penso mai. E adesso una cosa legge per me, a me andai proprio di persona mia, di suo luogo mio. Però, secondo Arisu, come chiama la vita, sia da po' di puro fai, ma no, per me non ti tengo manco questa minima attenzione. Mi diploma a luglio, io se non trovo lavoro, sono costretto a partire. Cosa faccio qua? Vivo ancora a casa dei miei genitori, aspettando l'accozzo, aspettando che la Sardegna si sveglia. Ma le istituzioni, così come dicono dalle launedas, facciano lavorare a tutti, meritocrazia. Cioè, queste cose non ci saranno mai.